abbiamo tempo per raccogliere qualche domanda o intervento rapido, ovviamente. Domande sulle tre relazioni? Una era quella che avevo fatto io prima riguardo qual erano, diciamo, la natura delle resistenze che non hanno poi portato alla sì. Esatto, perché in quella... Scusa. Dopo questi 10 anni di discussioni, aveva tutta una possibilità con la riforma del federalismo tedesco di fare questo codice ambientale unificato. Però le condizioni politiche di quel momento, specialmente della CSU, che è quello partito della Baviera, dentro di quella coalizione, della grande coalizione dell'Unione, che la Baviera con gli interessi propri regionali, anche perché, come lei ha detto, che l'interesse delle grandi aziende che sono in Baviera, non solo le grandi aziende, però anche la produzione agricola di alto livello con un'enorme produttività, aveva interessi contrari a una modificazione del scenario, in realtà, perché quella bozza del codice ambientale non aveva espressamente una protezione più stretta, in realtà era per facilitare o uniformare questa legislazione ambientale, però erano, si può dire, interessi piccoli che hanno bloccato questo codice. Por favor, uma pergunta para a professora Lívia. Professora, você comentou que no Brasil 50% da população utiliza praticamente dos recursos hídricos de aquíferos para a subsistência. Mas no final também comentou de que talvez uma das soluções seria aumentar o preço para preservar. Não seria talvez uma solução contraditória ou difícil de ponderar, uma vez que metade da população ainda não tem acesso? Com certeza, né? E ainda se você considerar aquela outra informação no sentido de que nós temos 85 dos poços artesianos sendo praticados de maneira informal. Quer dizer, o Estado vai precisar tomar algumas medidas. Primeiro, no primeiro caso, formalizar e regularizar esses poços, né? E aí, obviamente, vai ter que acompanhar e fiscalizar, né? Então, e todo um processo de manutenção desses poços. E aí, num segundo momento, pensar na cobrança. Ainda é um pouco distante, pensando que, por exemplo, a gente tem a cobrança pelo recurso superficial, né, há 8 anos. É muito pouco, né? Então, a gente vai chegar nas águas subterrâneas, ainda vai levar um tempo. E é óbvio que você tem vários artigos científicos que vão demonstrar bases de cálculo, fórmulas, né, para que você leve em consideração as peculiaridades dessa água, que foram essas peculiaridades que eu falei, né? E vai impactar, obviamente, também, porque nós estamos falando que esses recursos, esses poços artesianos, em sua maior parte, estão nas regiões mais secas e mais pobres do país. Então, vai ser necessário compatibilizar isso, ponderar, né, e ter razoabilidade nas decisões políticas, né? Mas não deixar também de levar em consideração o meio ambiente. Altre domande? Forse ne avrei una per Tatiana. Veloce. Riguardo, diciamo, al discorso, diciamo, di questo slittamento, no? Diciamo, questo doppio slittamento. Uno
mi sembra, se ho capito bene, è relativo al fatto che la Corte, diciamo, ha rimandato una decisione appunto di natura giuridica costituzionale all'aspetto tecnico, diciamo, a questa AIA. Ecco, vorrei capire qual è la ratio sottostante, cioè a che ratio corrisponde questo, diciamo, rimpallo in qualche maniera sulla parte tecnica, cioè se è un problema di interessi economici o sociali in gioco. Tu hai fatto anche, diciamo, la questione del problema della salvaguardia occupazionale in quella zona, oppure semplicemente un approccio pilatesco, diciamo, di ripassare una patata troppo bollente da poter essere risolta all'interno di quel consesso, oppure se c'è un approccio culturale che in qualche maniera sta pervadendo anche la Corte, che tende un po' a premiare o a seguire un po' gli interessi, le logiche o di mercato, gli interessi, diciamo, della parte dell'impresa. Ovviamente è una domanda alla quale io non posso rispondere perché non sono dentro quel consesso, quindi è una cosa che sanno i 15 giudici costituzionali che nel 2013 hanno preso questa decisione. Quello che io penso verosimilmente, osservando la vicenda da fuori, è che in linea generale esiste un progressivo adeguamento anche da parte della Corte Costituzionale all'idea che ci sono dei settori del diritto dipendenti, non voglio dire asserviti, ma dipendenti dalla tecnica. E non soltanto quello dell'ambiente, ma anche quello della salute lo stiamo registrando, oppure in tematiche relative ai vaccini. Insomma, una progressiva cessione di ampie aree di decisione che dovrebbero essere politiche alla sottomissione al dato tecnico. Questo è un dato di fatto, secondo me, agli occhi di tutti, e ai quali anche la Corte Costituzionale mi sembra in qualche maniera stia cedendo, e penso anche sul versante della salute alle sentenze di Bella. Insomma, ci sono dei segnali da questo punto di vista, non inequivoci, però esistono. Dall'altro versante, questo era un caso particolare, appunto, in cui la tensione era talmente forte che probabilmente poteva essere, ma questa è la mia maniera di leggere la cosa, non dico tanto una maniera per risolverla in maniera pilatesca, ma per riuscire a trovare lo snodo per salvare entrambi i lati, perché quello che ha potuto dire la Corte in quell'occasione è: la tutela dell'ambiente è stata presa in considerazione sulla base del fatto che l'AIA è un procedimento largamente partecipato, quindi i documenti tecnici vengono esaminati, vengono messi in pubblico, vengono discussi anche da controparti, ci sono vari elementi che consentono la partecipazione, quella che potrebbe essere una forma di sostituzione della democrazia assunta nelle sedi politiche istituzionali tradizionali, le forme della cosiddetta democrazia partecipativa o deliberativa, quindi sulle quali noi abbiamo grandi riserve, io particolarmente ho delle grandi riserve, però ci sono dei meccanismi che in qualche maniera possono assicurare un dibattito pubblico. Quindi c'era una maniera di salvare la cosa, ecco, però quindi non è un documento strettamente tecnico, diciamo. Non è un documento strettamente tecnico, si basa su documenti tecnici che vengono resi fruibili per il pubblico, e quindi tutti i pubblici interessati poi possono anche dibattere su quel documento, quindi si prevede anche un sistema di controlli in seguito circa il rispetto delle prescrizioni riviste nell'AIA, o controlli di tipo pubblico. Quindi è un complesso procedimento sul quale la Corte affida queste valutazioni, secondo me nel caso concreto, perché è utile per dipanare una matassa difficilmente districabile, però questa appunto è una mia valutazione personalissima, non posso sapere. Ci sono altri interventi, domande? Direi che appunto, diciamo, anche questo pomeriggio è stato piuttosto sostanzioso. Io lascerei però le ultime parole forse a Mire Cristina, che, diciamo, fa i saluti, diciamo, di conclusione e ringraziamenti. Io vorrei ringraziare tutti per la presenza, siete stati molto costanti, questo mi ha fatto veramente un grande piacere, perché il tema è di attualità, è importante, come hanno fatto capire i relatori in questa giornata e mezza di lavoro. E vorrei ringraziare specialmente i colleghi che hanno accettato di partecipare a questo evento, e rimane l'invito
per il prossimo anno. Ancora non sappiamo il tema, però ecco, l'idea di fare le settime giornate ci sta, per cui ci vediamo il prossimo anno. Grazie a tutti.